Divoratore di Kuma, là dove nasce la mucillagine campana DOC. Si chiama foresta regionale dell'area flegrea e del monte di Kuma. Appartiene al demanio forestale della regione e fa parte di un enorme complesso archeologico che comprende, tra l'altro, anche il parco regionale dei Campi Flegrei. Un'area di altissimo pregio dove si trovano delle vere perle che tutto il mondo ci invidia. Tanto per ricordarne solo una fra le tante, l'affascinante antro della Sibilla Cumana. Tutto molto bello quindi, ma allora perché parlarne? Ne parliamo perché è anche un'area appestata ogni giorno dagli scarichi abusivi di tanti edifici e soprattutto dagli scarichi continui e non abusivi del depuratore di Kuma. Il mostro, commissariato e croce della zona da sempre, a detta dei suoi dirigenti ed appena di querela per gli scettici, funziona perfettamente nonostante le enormi e ripetitive difficoltà di budget. In parole povere, secondo la dirigenza, i dipendenti fanno quello che devono e tutto va bene sul fronte occidentale. Davvero? Siamo andati a dare un'occhiata e per non saper né leggere né scrivere siamo andati a cercare lo scarico che i cittadini della zona odiano con tutte le proprie forze, il famoso scarico di Kuma. Stradine di campagna e vicoletti sterrati sotto la collina di Kuma, appunto. Fa caldo, ma la zona è selvaggia e bellissima, un vero paradiso, e potrebbe anche esserlo davvero se non arrivassimo, uscendo dal bosco in mezzo a vecchia immondizia, alla foce di un fiume marrone che impetuoso si getta nel mare di Licola Sud. Forte e marrone, abbiamo detto. E sì, possiamo davvero dirlo, marrone color cacca, con un odore di chimica avanzata. Un'aria che rende difficile stare in piedi e riprendere le immagini che state osservando. Tonnellate di litri di acqua dolce, contenenti chissà cosa, e provenienti dal depuratore di Kuma, precipitano con la loro schiuma che giallognola in un mare dal colore ormai indefinito. Non abbiamo purtroppo provette per i prelievi, ma crediamo agli abitanti della zona che ci hanno accompagnato. Quell'acqua non sembra sana, il puzzo c'è, perché? E alle 5 della mattina pare che sia anche peggio. Controlleremo. Nel frattempo però ci viene proposta la seconda sosta del tour degli orrori flegrei. La famosa pompa idrovora di Nicola. Quella del consorzio della bonifica del Gortuno, sì, proprio lei. Siamo in un vero triangolo degli orrori, fra la foce precedente e il depuratore. Un paio di chilometri in tutto, giusto quello. Qui il colore dell'acqua varia da in un bel bianco latte sintetico, con varie incognite galleggianti. Nuovi veleni che finiscono allegramente dopo aver vagato fra l'invaso della bonifica e i vari canali della zona direttamente in mare. Tra l'altro, vicino ad uno stabilimento famoso e molto accorsato. Siamo ormai tornati a 900 metri dalla foce del depuratore di Vicola. C'è ancora qualcuno che vuole sapere dove nasce gran parte della mucillagine campana?